Non basta il cambio di proprietà per invertire la rotta sul campo. Gianfranco Bellet, ex capo redattore della redazione sportiva della Gazzetta di Parma qualche annetto fa, però ancora... Esatto, comunque ancora grande osservatore. Ti ho scelto quest'oggi come opinionista perché insomma avevi già vissuto a suo tempo il travaglio del passaggio di proprietà del Parma. Quest'oggi c'è stato insomma anche questo annuncio, un po' a sorpresa, un po' no direi, di questo cambio di proprietà, in quanto nei giorni scorsi c'era stato qualche movimento, le dichiarazioni del sindaco. Soprattutto le dichiarazioni del sindaco facevano disperare, quantomeno nascondevano la trattative in corso, anche perché sembra che quella è data a buon fine non fosse l'unica trattativa attiva, per cui penso se ne fossero due, se fossero due cordate, una ha avuto il sopravvento e speriamo che sia quella che potrà far rinascere questa società. Anche se logicamente dobbiamo aspettare gli atti ufficiali, andiamoci con tutta la calma e gesto, sì, del caso. Abbiamo già vissuto in passato situazioni di che poi sono state, si sono verificate fallaci, per cui aspettiamo che ci siano i sigilli di questa trattativa portata a buon fine e che possa veramente essere il prologo di un'annata, auguriamoci, che possa ancora essere a quantomeno rimediata. Ecco, dicevi poco fa, Gianfranco, che le cordate potevano essere addirittura due, no? Sì. Ecco, quello che ho capito io, sì. Non ti posso dire bene con precisione che nazionalità avessero, sembra che quella che ha avuto il sopravvento o che quantomeno possa aver messo le mani sulla società debba essere formato da un gruppo di russi ciprioti, dicono addirittura che possa essere una succursale di una società di Abramovic, proprietario del Chelsea, per cui se fosse così potrebbe essere veramente la volta buona, la svolta per far sì che questa società riprenda a volare. E dell'altra cordata invece no, in competizione non saprei dire non hai niente, dettagli. Però so, per sentito dire che le cordate potessero essere due. Certo, però come dicevo in sede di cappello, insomma l'annuncio del cambio di proprietà non è servito a cambiare il risultato. La forza tecnica di questa squadra è questa. Metti la buona volontà e se acquisti la buona volontà talvolta non è sufficiente, soprattutto quando poi subentrano anche delle incertezze difensive che consentono alla squadra di essere penalizzata per quanto di buono possa aver fatto. Cioè, l'essere andati in vantaggio al 44esimo non è stato sufficiente al Parma per chiudere il primo tempo addirittura in vantaggio. Nel secondo minuto di recupero, fosse scaduto, non scaduto, questo non lo so, il Parma ha subito un gol che sicuramente non è dei più limpidi o quantomeno di quelli che non possono essere definiti imprendibili quantomeno. Ti conosciamo bene, non sei un mangiarbitri anche per via insomma, dei tuoi trascorsi, certo che oggi l'arbitro guida che ha un po' di trascorsi anche negativi con il Parma. A Genova forse sì. Abbiamo avuto qualche episodio in passato, anche l'anno scorso l'espulsione di Amauri, se non ricordo male, era stata combinata da lui, sia pure magari sì, anche... L'arbitraggio forse non è stato dei più cristallini, così come non è stata dei più cristallini la prestazione totale delle due squadre. Forse è stato annullato un gol al Parma, forse ingiustamente, adesso poi bisogna vedere i replay, che cosa dicono, se veramente l'uomo fosse in fuorigioco, quando ha ricevuto la palla, o, non so se Santa Croce, non lo so, o Cassano. Fatto sta che la decisione arbitrale è stata in questo caso penalizzante per il Parma, perché al Parma è stata quantomeno forse negata la soddisfazione del gol. Perciò nonostante il Parma era riuscito ad andare in vantaggio, non ha saputo confermarlo, conservarlo e difenderlo come forse avrebbe dovuto fare, ecco, perché andare a riposo con un gol di vantaggio forse avrebbe sicuramente dato un'altra svolta alla partita. Il fatto di aver pareggiato ha alimentato maggiormente la forza della Lazio, che se, avendo un tasso tecnico superiore al nostro, alla fine è riuscito anche a prevalere. Chiudo con un'ultima cosa, Gianfranco. Possiamo già tracciare un bilancio di quello che è stata la gestione di Gradi, per nell'ultimo periodo è stato molto impopolare il presidente, che però insomma
In questi anni... Cinque mesi, forse non possono cancellare quanto di buono Tommaso ha fatto in precedenza. Ecco, non dimentichiamo che ha salvato questa società e una volta retrocesso ha avuto la forza di riportarli in Serie A. Per anni ci ha fatto assistere ad incontri positivi, talvolta anche spettacolari o quantomeno soddisfacenti. È vero, con il suo atteggiamento da giugno in poi forse è cambiata la storia di questa società. Evidentemente il non essere andati in Europa, le dimissioni non motivate con valida causa, visto che poi alla fine è emersa la situazione, la mancanza di liquidità ha sicuramente contribuito, una campagna acquisti deficitaria, perché sono andati via 9 giocatori, di cui credo 7 giochino abitualmente in Serie A, e sono arrivati giocatori che la Serie A fino a questo momento l'avevano vista poco, e per cui è sicuramente stata una differenza tecnica penalizzante per la squadra, e i risultati purtroppo si vedono. Perfetto, grazie quindi a Gianfranco Bellè. Ciao.